Buonasera da Rita Salimbeni e Radio Coop 76, la radio di Confcooperative Viterbo. Quest'oggi abbiamo con noi il dottor Mario Ravalli di Service Lazio, il quale è intervenuto proprio per spiegarci le novità del PSR Lazio, Piano di Sviluppo Rurale Lazio 2014-2020. Buonasera, dottor Ravalli. Allora, dottor Ravalli, se iniziamo proprio spiegando a chi ci ascolta, agli ascoltatori, quali sono le novità per la politica agricola comune europea rispetto al passato, le novità degli ultimi anni. Diciamo subito che la nuova riforma della politica agricola comunitaria è stata approvata nei primi mesi del 2014, nei mesi di tarda primavera, e che porta delle novità molto importanti, purtroppo parzialmente negative, altre positive, rispetto ai premi che vengono assegnati agli agricoltori dalla politica, dall'Unione Europea per l'attività che svolgono come presidio del territorio, come presidio ambientale e soprattutto come integrazione al reddito degli agricoltori. Questi titoli, perché si chiamano così, questi premi, vengono, subiranno una lieve riduzione purtroppo, che si aggirerà intorno al 20-30%, che però potrà essere compensata attraverso la postazione di premi diretti sulle colture specializzate. E questo premio viene modificato perché si passa da un premio cosiddetto, in termini così comunitari, si chiama premio disaccoppiato, perché questo era stato introdotto nel 2002 definendo il premio come media delle superfici dichiarate nel triennio antecedente al 2002, e dal 2002 in poi gli agricoltori hanno sempre ricevuto un premio in rapporto alle superfici che erano state dichiarate. Ecco, In quel questo è periodo cambiato. oggi questo si modifica, e quindi dal 2015 gli agricoltori sono tenuti a ripresentare una loro dichiarazione per ricostituire l'elenco dei coltivatori e dell'assegnazione, definire l'entità del premio. Ecco, questo è un po'. Quindi gli agricoltori devono dal 1 gennaio 2015 riformulare la dichiarazione per ottenere questi premi. Ecco, quindi in sostanza cambia di non poco, insomma, come politica appunto l'intervento in agricoltura. E questo secondo lei può creare delle difficoltà o, agli imprenditori agricoli, soprattutto ai giovani imprenditori agricoli? Ma comunque, allora, per il giovane imprenditore agricolo può essere un vantaggio, perché da un sistema che si chiamava di un premio così disaccoppiato si passa ad una determinazione mista, in cui si terrà conto oltre che delle superfici, ma anche della componente, la tipologia di agricoltore. Per i giovani, per esempio, ci sarà un supplemento di premio, così ci sarà un supplemento di premio per chi assicura un rapporto ecocompatibile con le produzioni, quindi con la salvaguardia ambientale. Ecco, questi sono i tre concetti, quindi superficie, agricoltore attivo, cioè un agricoltore che lavora direttamente nell'azienda, quindi non è un conduttore assenteista, per intenderci, Certo. ma è un agricoltore professionale. Vanno premiati gli agricoltori professionali che svolgono gran parte della loro attività in azienda.
Ecco, a proposito del PSR, perché ricordiamo che lei come Service Lazio ha presentato in prima battuta a Ronciglione questo nuovo PSR, in pratica come esperto chiaramente della materia. Cosa cambia nel PSR che ci aspetta, quindi quello nuovo 2014-2020? Beh, intanto la Regione Lazio ha presentato il nuovo programma a Bruxelles, all'Unione Europea, e è in attesa che venga approvato per poter avviare operativamente la pubblicazione dei bandi e quindi la nuova attività che si svolgerà nel periodo 2014-2020. Le novità sono molto importanti perché la Regione si pone come l'obiettivo quello della centralità dell'impresa agricola attiva, dell'impresa agricola professionale, ma soprattutto di un'impresa agricola che è in grado di fare sistema. Il nostro settore agroalimentare laziale è molto polverizzato sia sul piano dell'impresa agricola ma anche sul piano dell'industria di trasformazione. Ecco, fare sistema per avvicinare sempre più le imprese agricole al mercato, non solo al mercato locale, ma al mercato regionale, al mercato nazionale ma anche al mercato internazionale, affinché le imprese possano avere un maggior valore aggiunto riducendo i costi. Fare aggregazione, fare sistema, concentrare l'offerta. Questi sono obiettivi che la Regione si pone e quindi saranno incentivati intanto e poi soprattutto il ringiovanimento dell'agricoltura. Per questo si dà molto spazio ai giovani di primo insediamento per i quali verrà innalzato il contributo a fondo perduto che era previsto nella precedente programmazione fino a 40.000 euro, adesso viene aumentato fino a 70.000 euro. Inoltre, saranno sicuramente favoriti progetti integrati, progetti di filiera, Sì. perché questo è un grande obiettivo di fare sistema, mettere le aziende in filiera aggregandole verso, ripeto, un rapporto nuovo con il mercato, con la commercializzazione dei prodotti. In questo senso si dà anche spazio alla filiera corta, ma ovviamente non è soltanto la filiera corta la soluzione dei problemi dell'agricoltura. Certo. Così in linea generale verrà aumentato anche con molta probabilità, però penso bisognerà aspettare Bruxelles, quello che ci risponde, anche l'entità del contributo a favore degli investimenti delle imprese. Ecco. Inoltre sono previsti anche incentivi per quanto riguarda lo sviluppo locale dei territori, con particolare riferimento alla diffusione e estensione della banda larga, che è uno dei problemi delle zone rurali, e soprattutto il presidio del territorio rispetto alle misure agroalimentari, alla qualità dei prodotti, al rispetto di un'agricoltura ecocompatibile e che tenga conto quindi biologico e tutto quello che appunto attiene a una produzione sana e di qualità. Quindi ci sono, diciamo, per riassumere, le risorse non è che ce ne sono di meno, ma sono più razionalizzate e più No, di mirate. risorse ce ne saranno di più. Ah, ecco. Quindi da 700 milioni di euro della precedente programmazione si passa a 780 milioni di euro, con la possibilità, anche se la Regione riesce a mantenere gli impegni finanziari di spesa della precedente programmazione, non è escluso che possa anche ricevere un premio, il cosiddetto overbooking, che viene assegnato alle regioni più virtuose. Speriamo di Di essere fra rientrare fra quelle, queste regioni.
Beh, come la Regione Lazio in questi ultimi anni, in questo senso, come si è posizionata? La Regione Lazio nelle precedenti programmazioni è riuscita ad ottenere questo premio, quindi virtuoso, tant'è che nella precedente programmazione ha ricevuto un overbooking di 80, di circa 70 milioni di euro che ci sono aggiunti a quei 700 milioni che erano stati assegnati. Speriamo che quest'anno, avendone già 780, quest'anno Per la prossima programmazione, sì. prossima programmazione, speriamo che questi 780 si possa sommare anche Un questo premio premio. Ok. aggiuntivo. Lei parlava anche di un altro aspetto, secondo me, molto fondamentale, che è la farraginosità della burocrazia, che spesso, diciamo, invece che aiutare, intralcia, diciamo, in le Soprattutto imprese. scoraggia a volte, Esatto. spesso scoraggia. Gli imprenditori, sì, ci sono procedure che dipendono dall'Unione Europea, perché è il regolamento che le impone dell'Unione Europea, quindi sono procedure comunque che vanno rispettate, perché bisogna assicurare che la spesa sia una spesa di qualità e che la spesa sia nel rispetto comunque delle regole Certo. generali che riguardano gli investimenti, che riguardano la legalità soprattutto, no? Ma Certo. poi c'è una parte di farraginosità burocratica che spesso dipende dallo Stato italiano, dalle difficoltà ad avere in tempi rapidi le autorizzazioni per gli investimenti strutturali. Se si pensa che in alcuni casi i passaggi per poter ottenere un'autorizzazione servono almeno 3, 4, 5 passaggi, quindi occorrono 3, 4, 5 anni, ecco, questo è un problema. Ma poi soprattutto la semplificare i tanti adempimenti richiesti in termini di documentazione. Ecco, questo Certo. è un problema, adesso senza entrare nel merito di quali documenti, di quali adempimenti, però sono tanti e troppi. È troppo. Quindi questo bisogna semplificare. C'è un tema aperto che è la semplificazione, non soltanto abbiamo un problema di semplificazione nello Stato in quanto tale, nel nostro paese, ma abbiamo proprio un problema di semplificazione complessiva della burocrazia che nel caso dei finanziamenti pubblici del piano di sviluppo rurale assumono un peso molto, molto. Molto preponderante. Senta, in questo senso invece l'intervento dei famosi GAL, gruppi di azione locale, sul territorio, possono in qualche modo veicolare e soprattutto bypassare, mi consente il termine, alcune difficoltà nell'ambito appunto della eccessiva burocratizzazione delle pratiche, eccetera? Generalmente un GAL può a tempi istruttori più brevi rispetto a quelli che vengono normalmente fatti dall'istituzione madre, dalla regione, però questo perché ovviamente il GAL deve amministrare e gestire Territori più una dotazione circoscritti, finanziaria più circoscritta, certo, più circoscritta. essere commessa a confronto con quella della che gestisce la regione. Mediamente i GAL gestiscono sugli 8 milioni di euro e quindi sicuramente hanno anche una tecnostruttura che ha la possibilità di istruire le pratiche in tempi più rapidi. Però insomma adesso non è detto, perché questo non è che avviene poi in tutti i mari. Quindi ecco, bisogna vedere caso per caso, ma soprattutto ecco, l'importante è che il GAL non si limiti soltanto a gestire i fondi per gli investimenti, ma credo che il ruolo importante del GAL è quello dell'animazione sul territorio. Questo è il punto, secondo me, l'obiettivo del GAL, Senta, altrimenti rischiano di diventare una ripetizione di quello che fa la regione, insomma. beh, chiaro, senta, nella nuova programmazione che spazio avranno i GAL? Spazio? Sì. Beh, lo spazio intanto nella precedente programmazione erano stati eletti 8 GAL per una dotazione finanziaria di
circa 50 milioni di euro, adesso viene elevata a 61 milioni di euro e quindi si pensa anche di dare, di poter aumentare il numero dei GAL. Ovviamente non si può dire oggi se saranno 8, se saranno 10, però ecco, c'è questa, c'è questo orientamento. Ok, va bene, io credo che siamo stati abbastanza esaustivi sull'argomento. Chiunque comunque volesse dei chiarimenti si può rivolgere a lei comunque come servizi per l'agroalimentare, l'agroindustria. Eventualmente se volesse, mi dica lei se vuole magari dare qualche indicazione ai nostri ascoltatori in maniera che qualsiasi imprenditore della Tuscia che ci ascolta magari eventualmente può rivolgersi per dubbi o perplessità o altro. E per il resto, io, ecco, mi dica lei se. Sì, ma se io posso su internet posso prendere i riferimenti di Service Lazio 2000, che è questa organizzazione che fa formazione e assistenza nei vari settori, e loro possono prendere lì. Io attraverso internet poi chiamare Service 2000 e chiedere eventualmente di mezzo. Perfetto. Allora ringraziamo il dottor Mario Ravalli per il suo intervento e soprattutto per aver spiegato con un po' di anticipo, diciamo, quello che sarà la programmazione dei prossimi 6 anni, quindi insomma una programmazione importante che sicuramente ha a che fare molto con la vita e il futuro dei giovani di questo territorio. Grazie ancora per il suo intervento. Prego, grazie E buonasera sempre a voi. Buonasera, buonasera. da Rita Salimbeni e Radio Coop 76, la radio di Confcooperative Viterbo.